siamo nella zona storica della città di Aversa, piazza Plebiscito, dove c'è il palazzo del giudice di pace, il sedile di San Luigi, la chiesa di San Domenico e poco più avanti, entrando in via Santa Marta, o più esattamente strada Santa Marta, incontriamo via Santa Martella, all'interno della quale c'è la chiesa di Santa Marta Minore del XIV secolo, una delle chiese più importanti della città dal punto di vista storico, una delle chiese utilizzate nei periodi in cui si effettua la visita ai monumenti. E proseguendo per la strada, più avanti, incontriamo via Riccardo di Aversa, una strada dedicata a uno dei conti normanni successori di Rainulfo Drengo, il fondatore della città di Aversa, a cui è dedicata questa arteria. Ebbene, guardate che cosa è diventata via Riccardo d'Aversa, un deposito di rifiuti. Di poco distante ad un istituto scolastico prestigioso, l'Istituto Professionale Alberghiero di Stato della città, che aveva occupato per anni e anni questo storico edificio. Eppure via Riccardo di Aversa, malgrado, come indica il cartello, sarebbe video sorvegliata, malgrado l'importanza storica mostrata anche dai residui delle strutture presenti, è diventata una vera e propria discarica, una discarica che si estende per buona parte dell'arteria, come è possibile rendersi conto. In questa zona non si preleva mai, sicuramente sono moltissimi mesi che da qui non passa alcun raccoglitore, tant'è che si è accumulato di tutto. Abbiamo mobili, copertoni, materassi e naturalmente sacchetti, sotto lo sguardo dei cittadini che protestano ma a quanto pare senza successo, tant'è che dopo aver percorso un breve tratto dove i rifiuti abbandonati sono poco numerosi e dopo aver superato un istituto scolastico religioso conosciutissimo nella città, che è quello delle Ancelle del Sacro Cuore, ci ritroviamo in piena discarica. Guardate qui quanti rifiuti sono stati accumulati. Ancora una volta ce n'è di tutti i tipi, per tutti i gusti. I rifiuti sono posti esattamente all'incrocio con via Santa Marta. I cittadini sono costretti a passeggiare fra i rifiuti. Signora, quell'immondizia non la tolgono mai? Bella mia, noi ma chi chiama più? Abbiamo fatto ricorso a tutti i passati, ma tutto simile, che tu hai detto che mi ha fatto. Non possiamo fare niente più per la domenica, niente. Da laggiù, perché noi non potevamo aprire neanche le finestre delle nostre stanze a un quartiere d'ore che entra dentro. Come dobbiamo fare? Non lo so. Eppure, come è possibile vedere, i rifiuti vengono prelevati, in altre zone vengono prelevati. Ma se allora si preleva, perché qui in via Riccardo d'Aversa il prelievo non c'è?